l'amore di mio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. E dopo le ultime corse per comprare gli ultimi regali, gli ultimi preparativi del pranzone di Natale di domani, e chi di voi ha già fatto il cenone sta ancora un po' digerendo ciò che ha mangiato di pesce questa sera, ci troviamo qui perché vogliamo dire cos'è l'essenziale della nostra fede. È Dio che si incarna, è Dio che entra nella storia. E allora, facendo spazio a Dio che entra concretamente nella nostra storia grazie a questo bambino, il suo figlio Gesù, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia volontà, mia grandissima colpa, e supplico alla grazia della Vergine Maria, e anche gli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente dell'amore, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Partecipare alla sua gloria nel cielo,
Egli è Dio e vive e regna con te che sei Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Con giustizia e con pietà,
nell'attesa beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini che Egli ama». Acclamiamo alla parola del Signore.
non so se capita anche a voi, ma più invecchio e meno sento la magia del Natale. Quando ero piccolino, alla sera andavo a dormire, mi svegliavo all'alba, andavo dove c'era l'albero di Natale e contavo i numeri di pacchi che c'erano lì, andavo da mio fratello più grande, lo svegliavo, lui mi insultava perché lo svegliavo molto presto, e diceva ci sono tutti sti pacchi. Poi crescendo avevo gli amici con cui stavo in parrocchia e andavamo alla messa di Natale insieme, facevamo delle cose, incontravo gli amici, la chiesa era strapiena, c'era al fondo della chiesa tutti quelli che erano arrivati mangiando pesce che puzzavano di pesce fritto. E poi sono diventato prete, diventando prete le prime messe di mezzanotte da prete, con il portare Gesù Bambino in processione. Però più vado avanti e più questa magia non la sento. Penso perché più vado avanti e più sento il peso della vita, le responsabilità. E poi credo in questo periodo, tutti con questa mascherina, sente, chissà quanti di voi hanno dovuto fare tamponi per incontrare i propri parenti. E forse mai come quest'anno le parole che gli angeli dicono ai pastori, ma che l'8 dicembre abbiamo sentito dire a Maria Santissima e poi a San Giuseppe, sono le parole che servono a me. Non temete, non abbiate paura. Se glielo dice vuol dire che anche loro qualcosa lo temevano. Lo dice a Maria e Giuseppe, beh, pensate, due giovani, che come Chiara e Fabio, più giovani, anche loro incinti, e come se loro adesso dovessero mettersi in giro a cercare un posto in cui andare a dormire, senza sapere dove andare a finire, con Paola che dice vita da me, loro ormai a casa tua, mamma. Con la paura, con l'emozione e anche la paura che c'è nel diventare genitore, chi di voi è genitore questo lo saprà bene, non temete. I pastori dovete sapere che erano un po' considerati come noi oggi consideriamo gli zingari, perché erano nomadi, si muovevano con le capre e pensate ogni volta che arrivavano i pastori spariva qualcosa dalle case, ma così è. E vivevano con questo stigma in cui ormai ci erano entrati, facevano fatica a sentirsi amati, non temete. Non temete ciò che ha bisogno il mio cuore, di non temere. E posso dire, forse, di man mano che invecchio, accorgermi cosa voglia dire per me non temere. E cosa voglia dire? Che quel bambino lì è colui che mi dà la salvezza. Ma da cosa voglio essere salvato? Finché si è giovani e forti si spacca il mondo. Quando poi iniziano i primi dolori, che mia nonna li chiamava i chiodi d'acacia, per i meridionali come me, i chiodi della cassa che si stringono. Quando iniziano i primi dolori, uno inizia a pensare. Pensa anche alla morte, non temete. Essere salvati da Gesù e non temere, e sapere che le cose brutte ci sono, quindi se mai sentite o le vedete su Facebook che Gesù guarisce dal Covid, non credeteci, forse il vaccino. Se Gesù mi toglie il dolore alla schiena qua adesso, non ci devo credere. Che Gesù faccia fa sì che non mi capiteranno cose brutte nella vita, neppure le cose brutte capitano. La salvezza che oggi ci dà Gesù è la certezza che tutte queste cose non hanno l'ultima parola. Che Gesù è venuto, il Padre ha mandato il suo unico figlio per condividere tutte le nostre paure. E allora noi questa notte possiamo uscire e gridare che non temiamo,
perché sappiamo che qualsiasi cosa ci possa capitare, anche la 220esima ondata del virus Covid-19, quella non è mai l'ultima parola, ma l'ultima parola è un vagito, il vagito di Dio che viene a vivere nella nostra vita. Nella notte di Pasqua, nella notte di Natale, la Chiesa ci invita a fare un gesto che non si fa durante l'anno. Di solito, quando si prega, quando si professa il credo, quando si dice per opera dello Spirito Santo, fino a si è fatto uomo, ci si inchina. Nella notte di Natale, per sottolineare la bellezza e l'importanza dell'incarnazione, la Chiesa ci invita in quelle parole a inginocchiarsi. Quindi chi può, durante quelle parole fa una genuflessione e si inginocchia, e chi non può, sì. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. Sorelle e fratelli, in questa notte in cui si sono manifestati la bontà del Padre e l'amore per noi, supplichiamolo confidando non in opere di giustizia da noi compiute, ma nella sua misericordia. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché il canto degli angeli, pace di terra agli uomini amati dal Signore, che risuona in tutte le comunità cristiane, si senta nei paesi spesso dimenticati, in cui la guerra e l'egoismo ancora non fanno vedere la luce dell'amore e della speranza, e sia di stimolo per tutti noi nell'essere costruttori di pace. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti noi, il Signore ci aiuti in questo periodo ancora di ad accogliere e a consolare quanti troviamo sulla nostra strada, a ricordarci che è Natale ogni volta che asciughiamo una lacrima, ogni volta che facciamo pace,
ogni volta che ci mettiamo in atteggiamento di ascolto. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché non vengano dimenticati tutti i migranti, a noi spesso invisibili, che con un viaggio lungo e a volte ostacolato, anche a piedi, fuggono da guerre e da realtà molto diverse dalla nostra. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché, accogliendo e accettando Dio che ci salva, ciascuno di noi comprenda di non essere artefice unico della propria vita, ma diventi uno strumento nel disegno della provvidenza. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché il Signore che viene doni la sua misericordia a tutte le persone che vivono il Natale con disagio, perché convivono con una malattia, con la solitudine, con l'abbandono o con la perdita di una persona cara. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Con un momento di silenzio presentiamo al Padre le intenzioni che abbiamo nel nostro cuore e presentiamo anche le nostre paure. Ascolto, Padre, la nostra preghiera, non perché noi siamo buoni, perché veniamo alla messa di mezzanotte, ma solo perché Tu ci ami, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Oh,
pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito, mio Padre onnipotente, nell'amore. Ti sia gradito, Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che è innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, onnipotente, nell'amore eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili, e noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. La protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione col tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Padre, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé i loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo la notte santissima nella quale Maria Vergine Immacolata diede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Clemente, Cleto, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosmo e Damiano e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
Accetta con benevolenza, oh Padre, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, oh Padre, questa offerta con la potenza della tua benedizione, degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Padre onnipotente, nell'amore, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata all'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Padre, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Padre, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, o Padre, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Padre, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
papà, e così noi lo preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri dal turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con gioia scambiatevi uno sguardo di pace.
vogliamo con la santità della vita condividere la sua gloria e rivivere regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi faccio gli auguri da parte di Don Stefano, di Don Mauro, dei diaconi, di Giovanni, delle sue operaie, di Sor Sabrina, delle sue di San Vincenzo, dei padri gesuiti, dei padri missionari della Consolata. Vi auguriamo veramente di fare esperienza nella vostra carne, di accorgervi che l'ultima parola sempre è di Dio. Vi chiediamo di portare questi auguri a tutte le persone che non sono qui, in particolare chi è in quarantena per il Covid, visto che ce n'è sempre di più, chi è ammalato, chi non vuol venire. Fate sentire l'accoglienza e la forza della nascita di Dio per una comunità cristiana. Vi auguro anche di domani fare una bella mangiata in famiglia e che vi arrivino dei bei regali, perché i regali sono belli, a me piace ricevere, a me piace farne, perché i regali ci ricordano che il più grande regalo è Dio. Ecco perché ci facciamo dei regali tra di noi. Quindi, cari lupi, stasera subito a dormire, se non siete già addormentati adesso, perché così il Babbo Natale inviato da Gesù Bambino vi porterà i pacchi sotto l'albero. E gli altri li apriamo anche domani, festeggiando il bello di volersi bene. Un regalo dice che ci vogliamo bene e volersi bene. Il Signore sia con voi. E con il vostro Dio. Dio infinitamente buono che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Il Padre che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Il Padre che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo vi conceda il dono della sua pace e la sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. E la benedizione di Dio onnipotente dell'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate e portate la pace. Rendiamo grazie a Dio. Buon Natale a tutti. Applausi.